Siamo nel bellissimo porto turistico di Balestrate, stiamo prendendo una barchetta e raggiungeremo il golfo di Castellammare del Golfo, dove ci sono degli amici che ci aspettano e da lì raggiungiamo i faraglioni di Scopello. Stiamo partendo dal porto di Balestrate. Chi ha detto che da Balestrate non si possono prendere le barche e raggiungere Scopello? Con Valerio. Ciao Valerio! Ciao. Oggi è il nostro skipper che ci guiderà fino ai faraglioni di Scopello e vi faremo vedere, ragazzi, delle meraviglie incredibili. Buon viaggio! Che meraviglia, amici! Stiamo raggiungendo Castellammare del Golfo. Vedremo tutta Castellammare, prendiamo degli amici e andiamo dritti dritti ai faraglioni. Gregorio e Valerio, i miei angeli. Stiamo navigando verso Castellammare. Amici, adesso passiamo con la barca fra questi due scogli, passeremo in mezzo. Ragazzi, qui siamo davanti alla grotta della Bucceria, pensate, come il mercato storico nostro palermitano. Stiamo entrando nella grotta della Bucceria. Vedete questa pianta qui sopra che vedete in alto? Questa qui è la pianta del capperi. I capperi, ragazzi, attaccati alle pareti di questa costa. Guardate che meraviglia e che caletta. Amici, guardate che acqua e che meraviglia di grotta. Stiamo arrivando alla grotta dei pescatori, dove all'interno, per devozione, i pescatori hanno messo una Madonnina. Guardate. Adesso entriamo qui, amici, guardate che spettacolo e che meraviglia. La grotta delle colombe, ragazzi, qui la leggenda narra che i pescatori portavano le figlie, che se avessero contato all'interno 20 colombe all'interno della grotta, entro l'anno si sarebbero sposate. Pensate, noi ne abbiamo contate 3. Stiamo battendo le mani per capire se volano colombe, ragazzi, ma niente, mi sa che entro l'anno qui in barca non si sposa nessuno. Arrivati a Scopello, siamo quasi ai faraglioni, guardate in fondo la tonnara. Buongiorno capitano! Palermo City Walk! Il capitano! Capitano, ci aiuti per favore! Lei è l'ultimo a buttarsi a mare! Com'è che si è buttato per primo? Devo dare l'esempio all'equipaggio! Ho capito, ma l'equipaggio è lì! Seguitemi!
Arrivati alla Grotta dell'Amore, ragazzi, dopo un viaggio da Balestrate fino, si potrebbe arrivare a San Vito, ma ci siamo fermati a tutte le calette e questa è l'ultima che visiteremo oggi. Quella alle mie spalle è la Caletta dell'Amore, guardate che meraviglia. Guardate anche le costruzioni dietro. Amici, Valerio è stata la nostra guida, il nostro skipper, la nostra persona di fiducia da Balestrate fino a Scopella e adesso ci porterà nuovamente a casa. Andiamo a cena da EO a Balestrate, un ristorante ecosostenibile fatto un po' di cartone. Che meraviglia, ragazzi. Grazie a voi. Questo è il pesciolino cicirello, il polpo, la caponata, le sarde allinguate. Allora, bruschette con salsa tonnata e lime, polpette di tonno con riso venere, crostini di formaggio, insalata di riso con riso venere, polpettine di melanzana al sugo, panini con le panelle, ali di pollo e cornettini di pasta sfoglia, salame e rucola. E si va di nuovo verso... Sì, anche questo.